State ascoltando la web radio di Liceo Montale di Roma. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Radio Montale. Io sono Irene e qui con me c'è Maria, Sara, Leonardo, Maria Sofia. E volevamo parlare della settimana dello studente e condividere opinioni, considerazioni e pensieri vari. E quindi, innanzitutto, cosa ne pensate dell'iniziativa proprio in generale? Allora, io penso sia stata veramente una, diciamo, prova di responsabilità per gli studenti che l'hanno organizzata, mentre per quelli che hanno tenuto i corsi, comunque, secondo me è stato abbastanza, diciamo, duro, ecco. Però alla fine è andato tutto a posto. Allora, secondo me è andato tutto abbastanza bene, i corsi erano interessanti. L'unico problema è che ci sono state tante persone che non prenotavano i corsi, quindi soprattutto nei corsi quelli più gettonati, tipo quello della Cortellesi o di educazione sessuale, c'era davvero tanta gente e le persone anche che si erano prenotate non sono riuscite a entrare. Quindi questa è l'unica cosa che correggerai forse. Io penso sia stata una bella iniziativa da parte di noi studenti, perché siamo riusciti a autogestirci con tutti i corsi, che sono stati molto vari. C'erano molte possibilità per scegliere cosa fare durante la giornata, quindi sono stato molto contento e spero si rifaccia. Anch'io sono molto soddisfatta di questa esperienza, insomma la rifarei assolutamente l'anno prossimo. L'unica pecca appunto è stata questa cosa delle prenotazioni, che non sempre venivano controllate, però per il resto è stata una settimana molto bella. Anche a me è piaciuta molto e comunque secondo me è stata un'occasione per dimostrare la nostra maturità, la nostra serietà e quanta voglia di fare abbiamo. E poi mi sono divertita molto, quindi sì, lo rifarei. E che corsi avete seguito che vi hanno particolarmente colpito? Beh, diciamo che quello che mi ha colpito di più è stato quello lì di educazione sessuale, non solo per, diciamo, l'argomento in sé, ma anche, diciamo, per la dottoressa che hanno scelto, diciamo, che sapeva come, diciamo, come intrattenere i ragazzi, come coinvolgerli, ecco. E credo che comunque qualsiasi adolescente comunque dovrebbe seguire dei corsi del genere. Allora, il corso che mi è piaciuto di più era un corso sul slang francese. In realtà non mi aspettavo mi piacesse così tanto, invece è stato molto carino. In realtà non sono riuscita a fare un sacco di corsi che volevo fare, sia perché appunto non c'erano posti e poi comunque magari le mie amiche non volevano farlo e quindi non mi andava di stare da sola. Però in generale mi è piaciuto molto quello di slang francese, sì. Anche la stessa situazione, mi sono divertita tantissimo a slang francese, l'ho trovato molto interessante e molti corsi che volevo fare non li ho potuti fare. Però niente, slang francese è quello che mi ha interessato di più, cioè ho imparato quello in cui ho imparato più cose. Allora, non c'è stato un corso che mi è piaciuto di più di tutti, ma la conferenza di quel ragazzo immigrato dall'Africa, che mi sembra fosse giovedì, e che ci ha spiegato un po' come è partito, quindi da lì, come poi è arrivato con tutte le problematiche del caso, perché non è assolutamente facile. Storia molto toccante, però è stata molto interessante. Io invece, appunto, ho avuto varie problematiche con le prenotazioni, no? Magari alcuni corsi a cui mi ero prenotata inizialmente erano anche stati eliminati, però tra quelli che ho fatto devo dire che il mio preferito in assoluto è stato mercoledì, l'intervento di Paola Cortellesi in Aula Magna, che per me è stato qualcosa di, non lo so, fantastico. Cioè io la seguo da quando sono veramente molto piccola, 8-9 anni, quindi per me avercela davanti, stavo addirittura in prima fila, è stato qualcosa di bellissimo. Considerazioni negative magari sull'organizzazione o in generale i corsi? Beh, io ho sentito comunque molta gente che si è lamentata
dei ragazzi del servizio d'ordine. Esatto, però in prima persona a me non, cioè, è andato tutto bene, non è successo niente, diciamo, davanti a me. E l'unica cosa magari è quando c'è stato diciamo l'incontro con Paola Cortellesi, c'è stato un po', diciamo, di disorganizzazione, ecco. Per il resto tutto a posto. Allora, secondo me il servizio d'ordine, anche se a volte è stato un po' aggressivo in linea generale, è stato bravo, anche perché non è facile, diciamo, far capire come funziona un'autogestione a 1600 studenti, e per fortuna c'erano anche tante persone del servizio d'ordine. E una cosa che non mi è piaciuta molto, cioè ovviamente è soggettivo, però... Assolutamente. E tante persone che non facevano nulla tutto il giorno e passavano tutto il giorno nelle aule studio e magari mettevano la musica al massimo, così. Cioè, anch'io ci sono stata in queste aule, era divertente, però passare 6 ore così secondo me è un po' eccessivo, anche perché... Comunque l'autogestione non è un'occupazione, sono due cose diverse e comunque bisogna imparare, e non penso che queste persone abbiano imparato molto, quindi metterei un po' meno aule studio o comunque dedicate davvero allo studio e non per non far nulla. Allora sì, concordo con quello che è stato appena detto, infatti la maggior parte del tempo in realtà pure io l'ho passato in aula lettura, però... Molti ragazzi stavano là parlando a voce alta con la musica e quindi non è stato comunque facile. Magari invece di ridurre le aule studio, solamente un professore o comunque qualcuno che però ha veramente l'intenzione di far mantenere la calma, perché c'erano delle persone che dovevano gestire la classe ma che poi alla fine strillavano, quindi inutili, cioè c'era una presenza inutile che faceva solo più casino, però l'unica cosa che negativa, diciamo. No, per me le cose negative non ce ne sono state, però se proprio ne devo dire una, quando appunto è arrivata Paola Cortellesi, io mi ero prenotata, sono arrivata lì e ho detto il mio nome e una ragazza mi ha detto: non sei in lista. Mi ha detto: prova tra un po'. Io ho aspettato un pochino, tra l'altro c'erano tipo tutti gli studenti del Montale e la Calcari, quindi aspettare lì era impossibile, però ho rifatto la fila da capo, sono arrivata un'altra ragazza, gli ho detto il mio nome e cognome, mi ha detto: questi nomi e cognomi me l'hanno già dati. E ho detto: ma com'è possibile? Quindi niente, io non sono entrata a vedere Paola Cortellesi, però vabbè. No, anche a me è successo che non mi trovavano il nome all'inizio, però mi hanno detto: aspetta. Io invece di aspettare ho chiesto a un'altra ragazza che invece me l'ha trovato. Ah, quindi... Solo questo, però nella confusione, beh, poverini, ci sta che magari ti confondi tutti quei nomi. Beh, appunto, sarò, per carità, sarò ripetitiva a questo punto, però sì, non mi sono trovata molto bene appunto nelle aule lettura, perché diciamo che la maggior parte delle persone che stavano lì in realtà erano... cioè erano lì solo per fare un po' di caos, diciamo così. E anche il giorno in cui è venuta Paola Cortellesi è stato veramente quasi impossibile entrare, e quindi ecco, magari un po' di organizzazione in più, o magari l'anno prossimo di controllare proprio seriamente le prenotazioni, perché io onestamente non credo, come nell'aula magna ma anche negli altri corsi, c'era talmente tanta di quella gente che secondo me la maggior parte non c'era nemmeno prenotata, e questo non è giusto nei confronti di chi si è prenotato davvero. Queste erano le nostre considerazioni e adesso vi lasciamo alle considerazioni di tanti altri studenti che abbiamo intervistato. E noi ci salutiamo qua. Un saluto da Irene, Maria, Sara, Leonardo e Maria Sofia. E alla prossima puntata. Buongiorno a tutti, siamo qui con Irene Pollastri. Oggi è martedì 24 gennaio 2023 e ci troviamo al Liceo Montale di Roma. Qui con me c'è Elena Mazzeo, secondo M. E ciao Elena, cosa ne pensi di questa settimana dello studente, come sta procedendo? Allora, secondo me è stata un'idea molto bella e sta procedendo molto bene, c'è un po' di
confusione, diciamo, nella scuola, perché comunque siamo tanti, però comunque sta procedendo bene, i corsi sono interessanti e comunque vedo le persone appassionate a quello che fanno, e quindi è una cosa molto bella secondo me, perché questa settimana dà spazio alla creatività e all'esprimere le proprie passioni, ecco. Hai fatto qualche corso o seguito qualche corso? Sì, ho fatto vari corsi. Devo dire quali? Ok. Quello che ti è rimasto più impresso di corso che hai seguito? Beh, vabbè, non ne ho seguiti molti. Soprattutto ho seguito Slang francese di Pietro e Cinematografia di Matteo Pinti. E ti sono piaciuti? Sì, molto interessanti. Cosa ne pensi del servizio d'ordine, che ho sentito molte persone lamentarsi dei ragazzi e le ragazze del servizio d'ordine? Beh, perché comunque sicuramente sono abbastanza stretti nelle regole, cioè non puoi fare molto, però secondo me è giusto che sia così, perché sennò ci sarebbe veramente troppo movimento a scuola, quindi secondo me è giusto che diano delle regole. Grazie mille, ciao Elena. Niente, ciao. Chiara Massimiani di Secondo F e Buon Pastore. Ciao Chiara, allora volevo chiederti cosa pensi della settimana dello studente in generale? Penso che è una bella iniziativa e ci mette anche alla prova, perché durante questa settimana siamo costretti ad autogestirci, comunque a imparare a noi stessi e ai nostri amici a riuscire a mantenere l'ordine all'interno della nostra scuola. Tu fai parte del servizio d'ordine, giusto? Sì. Come sei entrata a far parte del servizio d'ordine e come ti trovi? E se qualche volta hai dovuto essere un po' più rigida con gli studenti per farti ascoltare? E sono entrata a far parte del servizio d'ordine perché è entrato Manuel, il ragazzo che ha gestito, diciamo, in gran parte questa operazione di autogestione. È entrato in classe, ha chiesto chi voleva appunto provare a fare questo servizio d'ordine, e la nostra coordinatrice di classe mi ha indirizzato per fare parte di questa organizzazione. E mi trovo molto bene, i miei compagni comunque sono molto collaborativi in qualsiasi campo, e qualche volta è normale che bisogna essere più rigidi con le persone che comunque non riescono a comprendere bene dove e cosa bisogna fare e seguire appunto le normative, perché non sempre appunto comprendono le regole che ci sono, e ci sono delle regole apposta per non far saltare questa settimana che comunque ci è stata data grazie a molte fatiche e tanti sforzi. Grazie mille, ciao. E la professoressa Federica Camilli, insegno matematica e fisica presso il liceo delle scienze umane, sezione F. Sto svolgendo attività di sportello di matematica e fisica durante questa settimana dello studente, e trovo positivo che gli studenti si mettano in gioco. Capiscono così un pochino il mondo dei grandi quando organizzano conferenze, seminari, attività, ma anche il servizio d'ordine. Quindi potranno capire noi docenti, quando siamo sempre molto così titubanti e perplessi, quando ci chiedono mille volte di andare al bagno, di andare al bar, e abbiamo una bella responsabilità. Per ora va tutto bene e spero che tutti gli alunni ne escano da questa settimana accresciuti in capacità anche organizzative, quindi con quelle che si chiamano le competenze trasversali, che sono ottime, al di là delle competenze naturalmente matematiche o in italiano. Anche le competenze trasversali hanno un grandissimo, grandissimo valore nella società odierna. Ciao, buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie mille. E Lauren Diromizio, della seconda M. Senti, ti volevamo chiedere, che ne pensi di questa settimana dello studente in generale? Penso che... Ciao a tutti, oggi siamo qui con Elena Mazzeo e Lauren Diromizio della seconda M. Bene, allora parlaci di che ne pensi di questa settimana dello studente. Penso che sia un'occasione per dimostrare agli insegnanti che anche i ragazzi possano essere diligenti, responsabili e saper condurre una lezione e dire quello che pensano per farci sentire. E hai partecipato a qualche corso che ti è piaciuto particolarmente? Sì, ho partecipato al corso di inglese e anche ultimamente a quello, cioè oggi, a quello di lettura, dove ho consigliato libri, oppure mi sono fatta consigliare dei libri perché dovrò leggere, quindi. Bene, grazie mille. Grazie. Ciao. Arrivederci.
Ciao, sono Michele, quinto B della centrale. E sarò Massa, quinto I del Buon Pastore. E fate parte tutte e due del servizio d'ordine? Faccio parte solo io, diciamo che siamo organizzati bene, i ragazzi si impegnano e sta procedendo tutto bene. Hai mai dovuto usare le maniere forti per farti sentire o è tutto andato liscio? No, perché io faccio fare agli altri cattivi, io faccio la brava. E cosa ne pensi di questa settimana? È un'idea che approvi oppure no? Sì, sì, mi è piaciuta molto perché ci sono corsi molto interessanti, anche Cineforum, eccetera, molto, molto bello. Il corso che ti è piaciuto di più? Il Cineforum di oggi. Su... E che hai visto? Whiplash. È un film. Bene, grazie mille. E volevo chiederti, tu cosa ne pensi di questa settimana dello studente? Ciao, sono Giulia, è una grandissima opportunità per tutti noi studenti, ma sta avvenendo, è rovinata da molte persone che purtroppo non riescono a seguire le regole, e quindi questo. E quindi tu, essendo dell'Info Point, pensi che a volte magari gli studenti pretendano troppo o magari tu hai dovuto... Cioè ogni tanto magari hai dovuto, non so, alzare la voce o comunque essere un po' più rigida? Allora, alzare la voce certamente no, perché non, è nel mio carattere non farlo. Però di sicuro essere più rigida sì, perché soprattutto ai ragazzi più grandi, essendo io solo di quarto, ragazzi di quinto magari che vogliono essere più padroni di quello che fanno, non ci volevano ascoltare, quindi la rigidità gli serve. Però cioè, non toglie che anche i ragazzi più piccoli spesso sono peggiori dei più grandi, perché sono in quell'età in cui pensano di saper tutto, poter fare tutto, e quindi questo, certo, ci mettono il loro. Va bene, grazie mille. Ciao. Fabio Masseroni del secondo P. Ciao Fabio. Allora, volevo chiederti cosa pensi della settimana dello studente in generale. È organizzata sicuramente bene, però alcuni corsi non mi interessano. Avrei preferito altri corsi. E che corsi hai seguito fino adesso? E corso di conversazione inglese, e patente, e educazione sessuale, disturbi alimentari e basta poi. Ah, il calcio per i ciechi. Il calcio per non vedenti. E vabbè, per essere un po' più precisi. Qual è quello che ti ha interessato di più? E poi quali sono i corsi che... ti sarebbe piaciuto fare? Il corso che mi è interessato di più è il calcio per i non vedenti, è un corso che avrei voluto fare, e sparring. Va bene, grazie mille. Ciao. Daria Cantea del primo P. Dici che ne pensi di questa settimana dello studente. È bella iniziativa, e comunque secondo me è organizzata abbastanza bene. E magari che ne pensi? Cioè, ci sono dei corsi che ti sono piaciuti particolarmente o a cui hai assistito? Sì, allora per esempio la criminologia è stato un sacco interessante, e poi cinematografia. Bene, va bene. E l'ultima domanda, che ne pensi del servizio d'ordine degli studenti? È buono, sono molto gentili e molto buoni. Va bene, grazie mille. Alessandro Cortellesi, quinto F. Ciao Alessandro, allora innanzitutto cosa ne pensi della settimana dello studente? Ma devo dire che io, essendo rappresentante, la vivo in maniera diversa, però è una cosa molto bella perché vedo gli studenti, comunque parlo con gli studenti, tutti quanti gli studenti sono coesi, uniti, parlano tra di loro, scambiano idee, devo dire è una bella cosa. E quanto avete lottato per ottenere questa settimana? Per ottenere la settimana abbiamo lottato veramente tanto, soprattutto con i professori. E essendo rappresentante, quanto hai e quanto avete lottato per ottenere questa settimana? Allora, abbiamo lottato veramente tanto per ottenere questa settimana, soprattutto con i professori, i genitori, eccetera.
però devo dire che il paese è sempre stato dalla nostra parte e soprattutto Claudia e Valentina, le altre rappresentanti, sono state le ore a fare, a scrivere, a organizzare tutto quanto, hanno speso tanto del loro tempo, quindi è stato difficile, però siamo contenti di aver dato questa opportunità ai ragazzi. Bene, grazie mille. Ultima domanda, se hai seguito corsi, ma spero di sì, infatti sì, qual è stato il corso più interessante che hai seguito? Allora, sicuramente il corso più interessante che ho seguito è stato in Alamagna, il corso di DCA, cioè di disturbi, devo dire è stato molto interessante, penso sia un argomento di cui si debba parlare di più a scuola. Grazie mille. Alessandra Petrini, 5D. Allora, che ne pensi di questa settimana dello studente? Io penso sia una settimana, una bella opportunità per gli studenti per far vedere quello che siamo in grado di fare, però ci dovrebbe essere più collaborazione tra i ragazzi in generale. Quindi tu, essendo del servizio d'ordine, hai notato che magari gli studenti, cioè cosa fanno, come potrebbero collaborare di più secondo te? E essere più gentili sia da parte del servizio d'ordine che da parte dei ragazzi in generale e trovare comunque... provare a venirci incontro, perché è sia impegnativo per noi anche comunque per gli studenti in generale, ci dovrebbe essere più collaborazione. Grazie mille, ciao. Vincent Antone, 4H. Ok, raccontaci di questa settimana dello studente, che ne pensi? Che c'è tanta gente, però non è difficile da gestire perché sono tutti bravi ragazzi e è un po' stancante fare sopra e sotto, sincero. E se hai seguito dei corsi, qual è stato il tuo preferito o quello che comunque ti ha lasciato più qualcosa? Carcola, è martedì, quindi io ancora non ho fatto nessun corso e non penso di farlo perché il servizio d'ordine leva un po' di tempo. Va bene, grazie. Prego, prego. Ciao, siamo qui con Irene e con Assia. E Assia, tu che cosa fai all'interno della scuola? Io sono una tirocinante di francese, ho iniziato qualche mese fa e sto lavorando nella sezione M. Va bene, grazie mille. E volevamo chiederti cosa pensi della settimana dello studente. Allora, io ho apprezzato moltissimo l'organizzazione che c'è stata, ho visto che c'è una scelta ampissima di corsi e mi ricordo che quando facevo l'autogestione non era così, non c'erano tutti questi corsi così belli e interessanti con ospiti anche esterni. E niente, quindi complimenti a chi l'ha organizzata. Ho ottenuto un corso e è stato bello, è stato interessante. Va bene, grazie mille. Giorgia Albarella, terzo M. E Livia Soldi, terza M. Ok, allora, cosa ne pensate della settimana dello studente? Allora, bella però un po' mal organizzata, perché le classi a volte sono piene e magari ci dobbiamo ritrovare ad andare in altre classi. Secondo me è una bella iniziativa perché comunque da quando noi veniamo qua non l'hanno mai fatto, però appunto l'organizzazione a volte lascia un po' a desiderare, ci può stare perché comunque siamo tanti, però magari uno si segna un corso e poi deve fare un'altra cosa perché era pieno e magari non ti hanno avvisato. Cosa ne pensate dei ragazzi e delle ragazze del servizio d'ordine? Carine alcune e invece altre un po' severe, diciamo. Sì, cioè in alcuni casi carini, gentili, comunque ti aiutano, ti seguono, è ok. In altri casi un po' esagerato perché comunque alla fine cioè sono studenti come noi, capito? Non è che hanno un grado superiore, però basta. E che corsi avete seguito, un corso fra quelli che avete seguito che vi ha colpito particolarmente? In realtà quelli ancora particolari li dobbiamo seguire. Cioè non abbiamo fatto niente per adesso abbiamo fatto tutti i corsi che non avevamo scelto perché comunque... Esatto, quindi vediamo come prosegue la settimana. Mi dispiace per questa cosa e grazie mille. Grazie a voi. Irene Tamburrini di Prima I. Sara Franchi, Prima I. Allora, che ne pensate di questa settimana dello studente, come è organizzata? Ma secondo me alla fine è organizzata bene. L'unico problema è che ci sono veramente tanti studenti e alla fine c'è molto caos, specialmente a ricreazione. Però ci sta. È stata organizzata bene, soltanto è stata organizzata un po' all'ultimo, quindi gli orari sono stati presentati 2 giorni prima della settimana, quindi è stato un problema giusto quello. E c'è un corso a cui avete partecipato che vi ha particolarmente colpito? A me è piaciuto molto quello sulla sensibilizzazione dell'autismo. Sì, anche a me. Va bene, e invece che ne pensate dei ragazzi o delle ragazze del servizio d'ordine?
Ma allora, ho sentito molti pareri che non ci sono piaciuti, però io non ho avuto nessun riscontro brutto, quindi tutto bene, ci sta. Ma finora sembrano abbastanza organizzati, quindi sì, vanno bene. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Giorgia Tantaro. Ah, seconda M. Ok, e allora dici, che ne pensi di questa settimana dello studente? Penso che la stanno gestendo molto bene ed è organizzata accuratamente nei minimi dettagli, a parte forse qualche cosa che non è andata secondo i piani, però del resto va bene. E c'è un corso che ti ha particolarmente colpito? Quello di protezione civile, però non mi ricordo il nome di quello che l'ha fatto. È molto interessante e utile. E invece che ne pensi dei ragazzi del servizio d'ordine? Beh, alcuni sono un po' acidi, cioè rispondono male, però altri sono molto gentili e educati. E essendo la rappresentante di classe, come trovi sia stata l'organizzazione di questa settimana? No, secondo me è stata organizzata bene e onestamente non me l'aspettavo. Forse dovevano mandare prima i link per l'iscrizione dei corsi. Va bene, grazie mille. Matteo Pinti, seconda M. Ciao Matteo, allora cosa pensi della settimana dello studente? Penso che sia una bellissima occasione perché abbiamo la possibilità di fare dei corsi su qualcosa che ci interessa, abbiamo la possibilità di dimostrare alla scuola la nostra maturità e provare i nostri interessi. Ok, hai seguito qualche corso particolarmente interessante? Beh, personalmente ne ho seguiti un paio, gioco in casa perché faccio teatro da un po', ma penso che il corso più interessante che stia facendo è teatro. Va bene, e hai tenuto qualche corso? Sì, ho tenuto un corso sul cinema di approfondimento martedì mattina e sono molto soddisfatto, sono molto contento che siano venute molte persone. Va bene, cosa pensi dei ragazzi del servizio d'ordine, che molte persone si sono lamentate? Io penso che come ogni cosa si fa di tutta erba un fascio, cioè nel senso non posso parlare di tutti i ragazzi del servizio d'ordine. Ci sono dei ragazzi estremamente gentili e dei ragazzi che sono stati abbastanza bruschi, però nel compenso sono molto gentili e si prodigano per noi, quindi non vedo perché parlarne male a partito preso. Va bene, grazie mille. Grazie mille. Federico Petrecca, seconda M. Bene, allora parlaci di che ne pensi di questa settimana dello studente. Ma sì, molto, molto carina, dà possibilità a tutti gli studenti di scoprire nuove passioni, volendo anche, tramite corsi di attualità, e anche con vari dibattiti. Cioè, ad esempio, anche fatto per chi vuole sviluppare varie passioni, come dibattiti filosofici, anche Cineforum per chi è appassionato di cinema. E è una settimana molto importante per questi studenti e soprattutto molto piena di occasioni per imparare cose nuove. E c'è un corso che ti ha particolarmente stupito o ti è piaciuto particolarmente? Ma sì, sicuramente approfondimento sul cinema di Matteo Pinti. Va bene. E che ne pensi dei ragazzi dell'ordine? Che ne penso dei ragazzi dell'ordine? Ma con me sono stati sempre molto tranquilli, non gli ho nemmeno rivolto parole, in realtà, se posso essere sincero, però mi sembrano ragazzi a posto. Va bene, grazie mille. Edoardo Albertini, classe secondo I. Grazie di essere qui con noi, Edoardo. Cosa pensi della settimana dello studente? Allora, ci sono molte cose interessanti, domani verrà tipo Paola Cortellesi, mi hanno detto, e lo trovo una grande occasione. Però su alcuni punti di vista è disorganizzata. Per esempio, ieri ci sono stati. Sono stato un minuto in corridoio, sono stati 1000 mongolini che mi hanno rotto il cazzo, cioè. E. Niente. Cioè, è disorganizzata da una parte e dall'altra, però è. Ci sono delle cose molto fighe. Per esempio, adesso ho fatto un corso in cui mi sono divertito, ho imparato nuove cose. Va bene, grazie mille, Edoardo. Emma Tavernari, del secondo H. Ok, Emma, cosa ne pensi della settimana dello studente? È molto interessante il fatto che comunque ci siano molti corsi diversi e no, niente, cioè in particolar modo ho apprezzato molto questa iniziativa. Ok, hai seguito qualche corso che ti ha particolarmente colpito? Sì,
E adesso sono andata a fare il corso di educazione sessuale con un'esperta di cui non ricordo il nome, mi dispiace dirlo, però è così. E niente, sono molto curiosa di questa cosa. Va bene. E cosa ne pensi dell'organizzazione e del servizio d'ordine? Allora, a differenza di molte persone credono che il servizio d'ordine sia molto severo, in realtà io credo che sia piuttosto giusto il fatto che c'è un po' di serietà ci vuole, quindi normale, logico. E l'organizzazione? L'organizzazione... pensavo che in realtà facesse veramente pena, nel senso che... cioè, avevano scelto di fare troppe cose tutte insieme, però invece mi sono ricreduta, perché stanno organizzando bene, stanno facendo le cose molto bene. Va bene, grazie mille. Di niente. Flavio Sciammella, di Prima B. Ciao Flavio, allora volevo chiederti cosa pensi della settimana dello studente. Penso che sia una bellissima settimana dove ogni studente può svolgere un suo corso o dare una propria idea riguardo svariati argomenti, trovo sia molto interessante. Cosa ne pensi dei ragazzi del servizio d'ordine? Trovo che sia una giusta attività quella del servizio d'ordine perché comunque gestiscono tutte queste persone, perché non siamo solo noi della centrale ma anche le persone della succursale del Buon Pastore, ecco. E sicuramente è essenziale la loro presenza. Trovi che qualche volta siano stati un po' rigidi, magari anche nei tuoi confronti o dei tuoi compagni, oppure è giusto? Ma, a volte saranno anche stati rigidi, però trovo che con tutte le persone che ci sono in questi giorni si abbia l'esigenza di comportarsi in questo modo, ecco. Va bene. Hai seguito qualche corso che ti ha particolarmente colpito? O hai fatto tu un corso, proprio l'hai presentato tu? E allora, ieri ho svolto un corso da mezzogiorno alle 14 con Emergency, mi è piaciuto moltissimo, e oggi svolgerò io un mio corso sugli animali nelle ultime due ore scolastiche. Va bene, grazie mille.